È stata una soddisfazione, credo che sia una cosa particolarmente utile per il comune di Berceto, essere riusciti ad acquistare il vecchio cinema Roma e anche un'abitazione vicino al cinema. Ringrazio la famiglia Cagna di aver preferito vendere la struttura al comune che altre iniziative che potevano essere in corso, per garantire nel loro desiderio, come il desiderio del comune, che Berceto torni a funzionare una sala multiuso con teatro, cinema e tanti altri incontri, che riusciremo, tante altre possibilità di incontri e di feste che riusciremo a fare. Il 13 aprile, quindi tra pochi giorni, per una giornata eccezionale, il cinema sarà frequentato, sarà reso frequentabile dalle persone per ospitare il grande evento che teniamo a Berceto, per Berceto come un UNESCO via Francigena, con degli ospiti veramente illustri, dalle 14:45 del pomeriggio. Philippe Daverio, Mario Tozzi, Luca Mercalli, il professor Bosi Alessandro, il don Carlo Pizzocchero della diocesi di Torino e anche Spigaroli, oltre due tavole rotonde con gli emissari della via Francigena, se così si possono definire, da Roma alla Val d'Aosta, e poi anche sotto gli aspetti giuridici col professor Cecchetti, con degli architetti di fama mondiale per quelle che saranno le linee guida per recuperare le case diroccate nel comune di Berceto. Il cinema, come tutti ricordano, si presta notevolmente, è stato utilizzato appunto come sala cinematografica per oltre 70 anni, e sempre il 13 di aprile, con grande piacere, le persone di Berceto potranno assistere alla visione straordinaria di un film che è stato girato a Berceto, la regia è di Piero Schivazzappa, invece la sceneggiatura è di Schivazzappa ed è di Luigi Malerba, il Prato delle Volpi, dove ci sono decine e decine di comparse di Berceto, ed è stato girato nel 1989. Nella casa vicino, quando riusciremo a trovare i finanziamenti, come del resto dobbiamo cercare i finanziamenti anche per ristrutturare la sala cinematografica, nella casa vicino, con Franco Cardini, che anche lui sarà presente il 13 di aprile, vogliamo organizzare un centro studi internazionale sul pellegrinaggi e poi avere una foresteria da affidare al produttore cinematografico Leopardi, che insieme al regista Pupi Avati vogliono tenere a Berceto dei corsi di cinematografia, e tutto questo ci fa molto piacere, e quindi il 13 aprile sarà un grande evento che verrà a decretare la bellissima iniziativa, a mio avviso, che abbiamo assunto come amministrazione grazie alla famiglia Cagna, di avere nel demanio comunale il cinema e questa abitazione.